benvenuti in una nuova video. Hola. Allora, nuovo video haul di Shein. Ah, c'è anche tu, amore. E vieni, Bettino, fatti vedere. Vieni. E vieni qua. Qua, amore. Sei bello? Quanto da 1 a 10? Quanto? Vieni, amore. Vieni. Dai, amore, che devo fare il video. Vieni. Cosa c'è? Raghi, non ce la fa. Vieni, Sisi. Come la panzolina? Che c'è questa pezzolina mia? Mamma mia, che bel sottopancino. Che cos'è questo sottocollo che c'ha questa pezzolina mia? Sei bello? Vieni, amore, vieni qua. Vabbè, vai a far culo, devo iniziare il video, mamma. Lo inizio? Lo inizio. Allora, cominciamo subito. Sono divisa in due sacchetti, non so perché. Oh. Ah, arriva adesso appena apro. La bestiolina via. La bestiolina via. La bestiolina di papà. Papà via. La bestiolina della papà. Ciao, amore. Vieni a vedere anche... No, mi si è rotta l'unghia. L'avevo attaccata a posticcia e si è appena staccata. Molto bene. Articolo... Amore, però ti devi levare. Ok, Article 1, questa gonna, che in realtà non è una gonna, ma è un pantaloncino, l'ho capito dopo che ho ricontrollato l'ordine, sono andata a vedere nelle cose che avevo ordinato perché non mi ricordavo, e c'era scritto gonna, poi vado a vedere le foto dietro, cioè, c'è il pantaloncino, ma se scrivi gonna, cioè Shein, chiamate un traduttore, cioè chiedete a un italiano di tradurre, perché cioè, cazzo, vabbè, però sti cazzi, spero che sia fattibile, odio i pantaloncini così corti, giro passera, però vabbè. Davanti una gonna carina, dietro un po' una merda. Vedremo come sarà, voi lo vedrete ora, io lo vedrò dopo. La gonna è carina, anche se dietro è pantaloncino, forse è carina proprio per quello. Però ho come l'impressione che se faccia così ci schiatti la fessa dentro. Cioè, non lo so, mi sembra un po' tutto costretto, però va. Caruccio, cioè pullulo novantitudine. Aspetta che mi riprovo la mia splendida coda, già che ci siamo. Quindi ploppi. Pluppi. Ma perché ce la farò mai una volta nella vita a dire a fare una cosa senza pluppi e ploppi? Secondo me no. Così. Raghi, pesa troppo. Qual è il trucco per non camminare così? Cioè, però sì, dai, ci sta. Ci sarà una storia migliore ed un mondo migliore. Ci sarà. Molto bene. Proviamo un altro top. Poi, andiamo avanti. Sperando di non aver preso altre cacche. Oh, oh mio Dio, vediamo, speriamo che sia bello. Ho preso un nuovo portafoglio, perché il mio, anche questo preso su Shein, si è sminchionato sui laterali. Cioè, fighissimo perché è olografico rosa, però si è sminchionato sui laterali, quindi metto le cose e mi escono di qua. Cioè, oddio, le cose, che poi c'ho tre spiccioli caccati, però ecco. Mi escono tutte sul laterale, ogni volta sono lì per terra a raccogliere monete, che, cioè ne metto una, me ne cadono tre, sono sempre piegata, insomma. Allora, vediamo questo. La smetto di rompermi le unghie, usiamo la forbicina. Ora taglio qualcosa, cioè, ma palese, lo sappiamo tutti come andrà. Cioè, ho preso anche questo gioco. Fighissimo, non so se lo conoscete, l'ho visto su TikTok, appena l'ho visto l'ho preso. È una rivisitazione di Carte contro l'umanità, poi ve lo faccio vedere per bene in un video. Fatemi sapere se volete un video su Instacazzo o TikTok, non faccio un video su YouTube perché è molto molto breve. Fatemi sapere e lo farò lì. Poi, ah, sì, bello, facciamo la differenza con l'altro che ho appena messo via, brava. Cioè questo è proprio specchiato, questo è anche glittera, bello però. Oddio, forse non c'è sta un cazzo. Forse sì. Ma l'ho preso se così, perché ho detto almeno qua ci metto i documenti e i soldi, le carte, eccetera. E da questo lato ci metto le monete e non rischio più che quando apro si sminchioni tutto. Sembra carino, dai. Oh, simpi. Poi occupa poco spazio, dato che ultimamente ho delle borse grandi quanto le mie gioie, ovvero così. Molto bene. Poi, cazzo che una mela, senti come trema, je suis Marguerite. Ah, un top color merda, ci piace, color sciorda, proprio da quello di cui avevo bisogno. Perché non lo so, ogni tanto compro delle cose di...
Non so perché avevo bisogno di un topo marrone nella vita, però non è neanche male se non fosse che dietro. Cioè, qua a Reggiseno, qua c'è il topo. Vabbè. Però sì, non è da me, è un po' troppo sobrio, però. Ma perché ho preso un topo marrone? Boh. Forse volevo abbinarla alla mia merditudine. Ignobili. Oh, vediamo com'è questa. Ho preso una coda, la proviamo subito. Speriamo di aver azzeccato il colore. Floppiti. Per me fa già troppo caldo comunque. C'ho la baggiana che galleggia già. Che schifo, che immagini orribili. Allora, odio la coda, però mi esalta la coda lunga. Ma sentite, ragazzi, ognuno c'ha i suoi problemi nella vita. Il mio problema sono io. Io sono il mio problema. Di solito, cioè, ne avevo un'altra che però andava legata, quindi non ci riuscivo. Questa è fatta a pinza, dovrebbe essere più semplice in teoria. E poi mi cade. Oh, Madonna, quanto pesa! Cioè, devo camminare. No, raga, ma pesa troppo. Oh, no, i miei sono rimasti qua spauracchiati, che però non stanno neanche male. No, no, vabbè, stanno de merde. Vabbè, devo capire come mettere. Il colore c'è. Non è neanche male, sì, solo che veramente non riesco a capire. Mi fate sapere come vanno messi, perché, cioè, pesa tantissimo. Cioè, mi sembra di stare tipo, come si chiamava quella lì? Katiana e Valeriana, quelle due le comiche che facevano. Brava, brava! Ecco, c'era quella che camminava così, Katia, Katiana. Ma si può mettere anche così? Il brutto di queste extension di Shein è che dopo appena messe sono magnifiche, il giorno dopo sono già un catorcio di nodi e merda. Costano tipo 5-6 euro, però almeno a me risulta che durino un utilizzo. Vabbè, fatemi sapere. Beh sì, dai, ci piace. Me lo tengo un po' per vedere come mi trovo. Fra 2 secondi sarò già smadonnè, molto bene. Poi, diamo basta, se cazzo di pezzi. Poi questa. Ah, carina, molto campagnola. Se piace, se piace, se piace. Poi bisogna vedere se un po' indossate. Ma, ragazzi, fastidiosissimo. Poi, simpa, la puoi anche stringere così. Dai, sì. Ma tutto da campagnolo anni 90. Boh, o campagnolo anni 90, zoccola. Vai. Cos'è? Devo smoccicare e userò una di queste salviette, l'igiene prima di tutto. Poi, questo, ma tiene caldo solo a guardarlo, sta cosa. Dovrebbe essere un top violetto con la sua gonna abbinata, ma ha un materiale. Ma questo mi fa sudare il buscio del culo, cioè mi faccio il lago nel buscio di culo. Non lo so, magari poi addosso è talmente fico che mi piace, ma visto così. Vabbè, carino. Veramente, veramente carino. Cioè, ho fatto una fatica per infilarlo, non ve lo dico. Ho detto, qua ci lascio veramente un pezzo di carne attaccata. Poi ce l'ho fatta. Basta slacciare. Molto semplicemente, perché dietro non ha. Dietro non ha. No, infatti. Però carino, questo mi piace. Sì. Poi, allora, praticamente tutto l'ordine è stato fatto per questo. Cioè, il resto è tutto un contorno. In realtà, ho puntato tutto su questo. Dimmi che è bello come l'ho visto in foto. Dimmelo, dimmelo, dimmelo. Sembra caruccio, anche se in foto sembrava più bello e più lilla, però vabbè. Sembra caruccio. Palino, ok che ho detto che è bello. Ho detto caruccio, tu sei meraviglioso. E la mia arma. Spara merda, spara merda. Che cazzo fai? Ma Palino, ma cosa fai? Avevo puntato tutto su questo vestito. E posso dire che fa un po' cacarino. Vabbè, magari forse va senza reggiseno, non lo so, però. Non è che mi piace molto. Lo provo anche lì, là, giusto per farvi contenti, ma. Dai che cambiamo, fa schifo proprio. O faccio schifo, io non lo so. Boh, vabbè, ora provo anche il lilla. Non so perché lilla è più carino. Se magari mettessi un reggiseno lilla, o magari viola, che fa contrasto, ci sta. Dai, punto tutto alla coda, non so perché. E anche Simpi. Ci piace. Il lilla è bello, il rosa no. Boh, vabbè. Mamma, ho capito.
Questo, anche questo era un cavallo di battaglia dell'ordine. Andiamola a vedere subito. Volo, volo. Dimmi che è brutta come mi aspettavo. Dimmelo, dimmelo, dimmelo. La stessa cosa che diceva mia mamma quando mi ha partorito, praticamente. Oh, oh. Ma io sapevo che dietro fosse chiusa, aperta. Cioè, invece così devo infilarla. Aspetta, no, no, dai. Scusa. Extension, bella, per carità. Ma ci sono delle priorità. Mamma. Ma perché? Ma perché ha preso sta cosa? Cioè, io pensavo che dietro fosse da agganciare coi filetti, da come ho visto. Invece è proprio testa unica. Bruttissima, devo dire, assolutamente aberrante. Il naso è anche un po' sfondato, la bocca, almeno potevano lasciarla aperta. Vabbè, però devo dire che ci piace, sarà l'anteprima questa. Ciao! Ciao pallino! Sono belle? È parecchio per presa che... Avanti! Porca troia, che spavento!